Dimagrire velocemente è possibile? È salutare? E soprattutto è necessario? Oggi analizziamo questo spinoso argomento cercando di capire pro e contro di questa scelta e nel mentre cercherò di darvi anche 5 pratici consigli per velocizzare la perdita di vostro peso. Ciao a tutti, bentornati su Health Me Food. Molte volte quando ricevo i miei clienti, sia di persona che via Skype, vedo che tantissima gente è completamente confusa sull'alimentazione. Si pensa sempre che il nutrizionista sia una specie di semidio pronto a fare miracoli particolari e questa credenza viene un po' dalla rete, dove ogni forma di informazione viene fuorviata dai ipotetici guru senza le benché minime cognizioni di causa. Poi molte persone leggono un mini articolo magari su un giornale nazionale e credono di aver trovato la ricetta per perdere peso in men che non si dica, uno schiocchio di dita. E quando non ci riescono, perdono fiducia in loro stessi, oppure si sentono ancora più confusi perché non capiscono cosa non stia funzionando veramente. Vorrei però partire da un presupposto qui. Non ho né la bacchetta magica e neanche esiste una risposta definitiva al dimagrimento veloce. Inoltre dipende da quanto è il peso di partenza e quale sia quello di arrivo che volete, dipende anche dalla percezione di quanto velocemente sia per voi. Una settimana, un mese, un anno, sono cose totalmente soggettive che variano da persona a persona. Il discorso è inoltre molto più complesso. Se da esperto della nutrizione dovessi dirvi sì, è facile perdere peso velocemente, vi direi che con un paio di accorgimenti effettivamente lo è. Se però dovessi aggiungere una piccola postilla a questo che ho appena detto, vi direi che è totalmente inutile e particolarmente dannoso. Anche se ovviamente ci sono degli accorgimenti e delle regole che, se seguite, possono darvi dei risultati un po' più veloci nella perdita del vostro peso, e sono qui a condividere questi consigli con voi in questo momento. Ma prima di fare ciò volevo anche dirvi perché reputo il dimagrimento troppo veloce, dannoso e altamente controproducente. Il nostro organismo è di per sé ancora ancorato alla parte primordiale che è in noi, nel senso che anche se viviamo nell'agiatezza dei giorni nostri, ci siamo evoluti molto velocemente rispetto a cui quello il nostro corpo ci mostra. Per cui se applicassimo un deficit calorico troppo eccessivo e repentino soprattutto, dopo un iniziale dimagrimento che sì, effettivamente sarà molto veloce, il nostro cervello applicherà una riduzione del nostro metabolismo basale. Questo significa che il nostro metabolismo basale sarà abbassato, per cui dopo un po' vi ritroverete semplicemente a riprendere il peso. Vi sarete privati di cibo senza alcun motivo e senza nessun risultato ottenuto. Dopo questa premessa però passiamo a una carrellata dei 5 consigli per i quali penso valga la pena introdurre nella nostra vita per poter velocizzare leggermente la perdita del vostro peso. Ricordate che questi sono consigli generali e come dico sempre in tutti i miei disclaimer alla fine dei video, se doveste cercare di perdere peso in maniera corretta, dovrete sempre, sempre consultare il vostro medico di base, il vostro nutrizionista o il vostro dietologo. Non fate le cose per conto vostro. Mai. Il consiglio numero uno è di muoversi. Il movimento, qualsiasi esso sia, alza il metabolismo basale. E attenti, non vi sto dicendo di cominciare a fare sport a livello agonistico, fin dal principio, ma vi sto consigliando di muovervi di più. Una cosa basilare, un esempio? Beh, per esempio, se andate al lavoro in autobus, scendete a una fermata prima di quella a cui dovreste scendere, solitamente. Se andate in stazione o al centro commerciale, non prendete le scale mobili o l'ascensore, ma prendete le scale normali. Fate delle belle passeggiate da soli o in compagnia, magari col vostro pelosetto, il vostro cagnolino, se lo avete. Fate le pulizie di casa, questa è cattiva, lo so, ma dovrete farle prima o poi in casa, no? Dopo qualche settimana, se volete, potete anche cominciare a fare un po' più di movimento, tipo una corsetta leggera, qualche esercizio fatto in casa, se proprio non volete andare in palestra. Quello che voglio dirvi è che dovete aumentare il vostro metabolismo basale e non importa come lo facciate. Creerete, senza cambiare la vostra dieta, un piccolo deficit calorico, per cui la vostra attività fisica, preferite quella aerobica se possibile, come spiegato nei diversi episodi precedenti, aiuterà il vostro dimagrimento. Cominciate sempre piano piano e poi incrementate anche la vostra attività fisica nella sua intensità, perché i risultati arriveranno molto più velocemente, al contrario di quello di che pensate, nel caso in cui partiste sparati e poi vi stancaste velocemente di fare sport. Il consiglio numero 2, fibra. E per fibra non intendo Fabi Fibra.
intendo la fibra alimentare, la battuta è arrivata anche oggi, dai. La fibra, come ben sapete, se avete seguito i miei video precedenti, è importantissima per la salute del nostro tratto intestinale. È una linfa vitale per la popolazione microbica che vive al nostro interno. La nutre e ci aiuta in questo modo anche a rinforzare il nostro sistema immunitario. Ma svolge un'altra importantissima e preziosa funzione se stiamo cercando di perdere peso. Qual è? È che infatti tende a riempire. Formando massa all'interno del nostro apparato digerente, sentiremo un senso di sazietà e per cui tenderemo a mangiare molto meno. Per cui se nei nostri pasti inseriamo sempre fonti di fibra alimentare, questo ci aiuterà a mangiare meno e soprattutto a mangiare cose più salutari. Infatti la fibra è contenuta solitamente in quelle forme di cibo che sono salutari. E parlo di cereali integrali, come riso o pasta integrale, i prodotti da forno come il pane integrale o i legumi, che siano essi freschi oppure no, e poi la frutta e la verdura, nessun alimento escluso in questa categoria. Frutta e verdura sono elementi indispensabili nella nostra dieta. Riguardo ai legumi poi sto preparando una serie di due video perché si tratta di un argomento molto importante dal punto di vista nutrizionale e voglio farli per bene. Cercherò anche di darvi idee per farveli mangiare, visto che non tutti ne apprezzano il loro sapore. State sintonizzati per questo. Numero 3. Le diete. Se mi seguite da un po', sapete che io odio profondamente le diete. Credo che siano solo uno specchietto per le allodole che promettono e non mantengono. E prometti, ma ci tieni. Non dico che non funzionino completamente, ma la dieta, qualsiasi essa sia, è adatta solo a una parte della popolazione. Una corretta alimentazione che proponga tutti i nutrienti necessari derivati da molteplici fonti è la via corretta per la perdita di peso. L'aggiustamento, se c'è, va fatto ed è solo necessario in caso in cui abbiate particolari regimi alimentari, ad esempio se siete vegetariani oppure vegani, oppure se siete in presenza di intolleranze o allergie varie. Particolare attenzione va poi portata alle cosiddette diete ipocaloriche, che fanno solo ed esclusivamente danni, cercando di creare un deficit calorico eccessivo per il quale il nostro organismo poi cerca di difendersi, abbassando ulteriormente il nostro metabolismo basale e per cui vanificando totalmente i sacrifici fatti. Se avete dubbi, cercate sempre aiuto nel vostro medico di base, nel vostro nutrizionista o nel vostro dietologo di fiducia. Numero 4. Cibo spazzatura. Ne viene di conseguenza che il cibo definito spazzatura deve essere una chimera nella vostra alimentazione. Cioè, dico, non è che dico che non dovete mangiarlo mai, dovete togliervi il piacere, solo perché è una schifezza. Ma sicuramente dovreste limitarne abbondantemente il loro consumo. Io ad esempio lo consumo anche da nutrizionista, ma mi limito a una volta a settimana. E quel giorno non mi faccio problemi su quello che ho mangiato, e così dovreste fare anche voi. Prendetevi un cosiddetto giorno libero della settimana in cui mangiate come volete. Ma mi raccomando, deve essere un giorno solo a settimana e niente eccezioni durante il resto dei giorni. Purtroppo alimenti come merendine, kebab, hamburger, biscotti, cioccolatini e così via, insomma sapete a cosa mi riferisco, sono carichi di calorie, grassi cattivi, zucchero ed altre sostanze che vanificano tutti i vostri sforzi. Se siete in grado di controllarvi e limitarne l'uso, siete a cavallo. Se andate contro i vostri obiettivi, non raggiungerete mai lo scopo che vi siete prefissi. Numero 5. L'alcol. Come potete ben immaginare, gli alcolici sono calorie vuote. Tendono ad apportare grandi quantità di calorie senza per questo aggiungere niente di nutritivo per il nostro corpo, per il nostro organismo. Inoltre, eccessive quantità di alcolici sovraccaricano il nostro sistema epatico, il nostro fegato, creando degli scompensi. Oltre a questo, drenano acqua dai nostri organi e dalle nostre cellule, dandoci per questo una variazione nella omeostasi nel corretto funzionamento di tutti i processi cellulari. Come dico sempre, un bicchiere di vino a tavola oppure una birra, non la nego mai a nessuno. Importante è constatare che questo porta ad un incremento calorico sui vostri valori giornalieri, per cui se mettiamo calorie che provengono dall'alcol in più nella nostra dieta, dobbiamo togliere da qualche altra parte. E per come sono fatto io, se dovessi decidere, preferirei più una fettina di pizza che un bicchiere di whisky, ma ognuno di noi è diverso. Però tenete sempre conto del bilancio energetico. Io personalmente preferisco masticare che bere, in ogni caso non vi sto dicendo di eliminarlo completamente, ma dateci un occhio. Se seguite questi semplici consigli vedrete che tenderete a perdere peso più velocemente, ma in modo più salutare, perché le perdite di peso eccessivamente veloci portano solo a scompensi e a danni al nostro organismo. Non ne vale veramente la pena, state tranquilli, non focalizzatevi sulla perdita di peso, ma
sulla corretta alimentazione. Come vi dico sempre, se mangiate in modo corretto, la perdita di peso sarà solo una bellissima conseguenza delle vostre azioni, e non deve essere il contrario. E come sempre, anche per oggi vi ho detto la mia. Cosa ne pensate di questi consigli? Ne utilizzate già qualcuno? Oppure ne avete già discusso in passato, con, ad esempio, col vostro nutrizionista o dietologo? O non avete mai iniziato però ad usarli? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Inoltre, come sempre, se ci sono argomenti che vogliate che io tratti sul canale, fatemi sapere, lasciatemi un commento qui sotto e risponderò a tutti. Oppure potete anche chiedermelo inviandomi un'email al mio indirizzo, che è info@healthmefood.com. Vi ricordo che tutti voi potete anche seguire solo i miei audio podcast sia su iTunes che su Spreaker che su Spotify, in modo da farvi ascoltare i contenuti anche attraverso l'uso del solo audio, così mentre potete fare dell'altro. Vi ricordo per favore di seguirmi anche sui social networks, io sono presente su Facebook, su Instagram e su Twitter. Sto cercando di crescere sempre di più perché voglio portare il mio messaggio salutista a più persone possibili, per cui iscrivendovi al mio canale e condividendo i miei video sui vari social aiuterete solo a raggiungere questo obiettivo. Se poi non volete perdervi anche i miei video successivi, vi ricordo di fare due cose: iscrivervi al canale e cliccare la campanella delle notifiche. Userete solo un singolo secondo della vostra vita e i vostri polpastrelli non si consumeranno mai. Per scoprire chi io sia e su cosa faccia, potete anche visitare il mio sito internet www.healthmefood.com. È tutto anche per oggi e vi lascio andare. Mi è rimasta solo la cosa più importante da dirvi, che è eat well, live well and smile. E ci vediamo alla prossima. Ciao!